soprattutto all'epoca che c'erano tanti oggetti. Oggi forse è il merch la cosa che magari uno vuole avere dell'artista Chiaro. che impara, perché il disco si streama. È sinceramente comunque una comodità, quindi andare contro questa cosa è sbagliato. Però ne approfitto per segnalare che noi dal 1º settembre, io as è schiso, abbiamo fatto un disco nuovo, Chiaro. veterani dell'hip hop riuniti, amici nonché colleghi nonché maestri, abbiamo fatto questo disco, si chiama Sangue Amore. Dal 1º settembre al 1º ottobre chi è appassionato del vinile potrà già preordinarlo. Abbiamo fatto questa crowdfunding perché appunto è un'epoca strana, abbiamo ricevuto molte richieste di vinile dai nostri fan di vecchia data, però sinceramente non sappiamo se stamparne 100, se stamparne 300, se stamparne 1000. Allora abbiamo fatto questo crowdfunding che ha un limite di 300 copie, e quindi per tutto il mese preparatevi, perché sia io che DJ Schizo martelleremo affinché i nostri fan preordinino il vinile, che arriverà poi a fine novembre, ecco, così diciamo lo potrete screcciare sotto Ah, Natale, ecco. chiaro. Noi restiamo ancora un po' legati a qualche Chiaro. oggetto di musicale, io stesso sono collezionista dei dischi, quindi preferisco averceli fisicamente, quelli che mi piacciono, ecco, c'è ancora chi ha questa Ma io credo passione, che anche se non è comunque. per tutti, però diciamo c'è chi c'è, quindi lo facciamo, mi raccomando, venite sui social di ESA a sbirciare se volete comprare il disco, preordinarlo, fate una cosa bella. Io penso che comunque il movimento esiste e va ancora avanti a livello mondiale, a livello nazionale e locale, proprio perché comunque c'è questa binarietà per farla stretta del fatto che comunque esiste una corrente underground, esiste una corrente più mainstream, che molto spesso possono sembrare iper mega scollegate, quando invece magari quello mainstream so fratelli, cugini, piuttosto che gente che ha sempre girato insieme. E poi molto spesso comunque non è tanto neanche secondo me una scelta stilistica, musicale. Poi non so, qua vorrei entrare anche nella, diciamo, seconda parte di questa Secondo intervista, atto. nel secondo atto, e parlare appunto un po' anche ispirato da quella cosa che mi ha fatto vedere. Questa cosa volevo raccontare appunto, che tra le varie persone che ho invitato, diciamo, allo show per questa season one, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente rap hip hop, diciamo che ESA è stato l'unico che secondo me ha capito subito quello che volevo fare, tanto che mi ha mandato subito la reference, un riferimento ad una roba che fanno in America, tali quali. Che è un rapper americano del Brooklyn, insomma, non so se lo conoscete, Se non lo New York. conoscete, conoscetelo. Conoscete?